Ciao! Allora, benvenuta nei video dei flop del mese di marzo 2017 e anche a questo mese sono stata notevolmente cattiva. Partiamo subito con il primo prodotto flop ed è questa crema della Pupa, la Age Revolution. Dice di essere una crema idratante e bellezza istantanea. Allora, io avevo solo un campioncino e normalmente la uso un po' di più prima di dire qualcosa. E come crema idratante io devo dire che non ha niente che non va, idrata, però è troppo ricca per la mia pelle mista e tende a lucidarmela in pochissimo tempo. La boccio soprattutto per un altro motivo, cioè che è troppo profumata. Io non ho la pelle sensibile, ma questa crema, cioè, è profumatissima sul viso mentre la applichi, davvero sembra di mettere il profumo, è davvero troppo. E una crema viso così profumata io non la consiglio assolutamente a nessuno. La Pupa fa degli ottimi prodotti, ma è meglio che continui a farli sul make up e lì ok. Mi sono segnata comunque il prezzo per chi fosse interessata e 50 ml di crema costa 23 euro. Ci sono creme più efficaci, migliori, che costano molto meno, e quindi questa la bocciamo. Il secondo flop di questo mese è questo blush della Neve Cosmetics e si chiama Creamy. Allora, sapete che io prendo le mini size, così le provo tutte e poi decido se acquistare o meno quella grande. Questo blush non mi piace per niente, ora vedete il video dello swatch. Dicevo che non mi piace assolutamente perché sulla mia pelle non si vede, perché è un leggero pescato, quindi proprio non lo si vede, neanche adesso che sono molto chiara in inverno. Non lo riesco nemmeno a stratificare, perché se applico più strati, anche comunque sfumati bene a modo, tende a uscire il sottotono che è un dorato marrone e sembra un livido vecchio di alcuni giorni. Se vi ricordate, nel video dei top avevo messo un blush che sembrava un livido col verde, però comunque l'avevo promosso col 6 perché il colore andava bene. Questo è un livido di alcuni giorni, quindi potremmo usarlo per carnevale o per Halloween, però no, non va bene per tutti i giorni. Questo poi non si vede neanche sulla mia carnagione e quindi lo boccio assolutamente. E alla fine, per finirlo, perché non lo lasciavo lì, l'ho usato come ombretto, ma perché sì, qualunque prodotto della Neve Cosmetics è multiuso, quindi si può usare come blush, come ombretto, come gloss, come volete, però di ombretti ne ho tanti, non lo userei solo come ombretto e quindi lo boccio e basta, non mi è piaciuto. Scusate, ho cambiato la batteria nel mentre. Allora, ultimo flop di questo mese, e questo è un altro flop super, è questo prodotto del Liv Rocher che non riesco a trovare il nome. Eccolo, è un top coat per occhi, top coat regard fixator effetto brillante. Allora, in pratica è un top coat per gli ombretti che dovrebbe andarlo a fissare. È un gel trasparente e adesso compare il video dove lo vedete un attimo. Questo prodotto, intanto che l'ho finito completamente, e questo è il suo scovolino applicatore. Non mi piace assolutamente né sugli ombretti in crema né su quelli in polvere, perché tende a lasciare una patina leggermente appiccicosa che una volta asciutta fa sgretolare l'ombretto durante il giorno e quindi non mi piace. Oltretutto queste setole sono davvero molto rigide e quando lo vado ad applicare e tende a spostare l'ombretto sotto, quindi no. Non avevo aspettative di questo prodotto perché non avevo mai provato niente del genere, ma comunque questo non mi è piaciuto.
Però l'ho finito, come vedete, e l'ho finito con un uso alternativo. Infatti, come primer per l'ombretto lo trovo davvero valido. E, dato che lascia questa patina leggermente appiccicosa, è perfetto per gli ombretti in polvere, perché dopo lo applico, lo lascio asciugare, fa un po' da appiccicoso, ci metto l'ombretto in polvere e se lo aggrappa e lo tiene bello fisso. Anche con i glitter è fantastico, così si evita che si perdano per tutto il viso. Però un primer è un altro prodotto. Io avrei preso un primer se volevo un primer. Quindi questo prodotto non ve lo consiglio e risparmiate soldi per qualcos'altro perché proprio non fa il suo lavoro. Allora, questi erano tutti i flop del mese di marzo. Come sempre, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come siete trovate. Vi ricordo sempre che sono le mie opinioni personali, quindi magari un prodotto che a me non piace, a voi fa impazzire. Quindi fatemi sapere anche questo, che sono curiosa. Come sempre, spero di essere stata utile e se ti è piaciuto il video, mi metti un like e ti iscrivi al canale, così non perdi le prossime recensioni beauty e per non perdere i prossimi video, clicca sulla campanella così ti arrivano le notifiche di quando ne pubblico uno. Alla prossima, ciao!